Dopo la rivolta sull'isola di Lampedusa proseguono momenti di tensione anche nella città di Massa, a Torino, alla Lamezia Terme, proprio in relazione agli immigrati che tentano in qualche modo di uscire dai centri di prima accoglienza, creando così una situazione di ordine pubblico molto fragile. Si sta intervenendo, ma vicepresidente Dell'Ago, c'è il rischio che queste proteste degli immigrati si diffondano in tutto il paese? Io credo che questo rischio ci sia, che sia un rischio molto concreto, anche perché c'è chi ha l'interesse a far sì che queste proteste aumentino. Ha l'interesse la sinistra per poter dire che non si riesce a risolvere la situazione, hanno gli interessi anche tutta una serie di associazioni degli immigrati, hanno interesse coloro che li fanno arrivare facendosi pagare. E io credo che, così come sta facendo, Maroni non debba aver paura, debba essere molto duro e molto fermo. C'è certamente questo grande problema di questi paesi d'origine che non vogliono riprendere questa massa di persone. Comunque noi dobbiamo rimanere fermi e dobbiamo assolutamente rimandare indietro gli irregolari. Anche perché, se mi permette di aggiungere, credo che tra poco avremo un ulteriore problema. In un momento di grave crisi economica, molte piccole nostre aziende stanno chiudendo, molti extracomunitari irregolari stanno e sono già stati licenziati, gente anche che si è comportata bene, che era qua da 10-12 anni, per carità, che però tra poco non avrà più lavoro e che dovrà quindi, con la legge Bossi-Fini, rientrare nel suo paese d'origine. Questo non sappiamo se lo farà. Certamente c'è il rischio che rientrino in clandestinità e c'è anche il grande rischio che chi non ha possibilità di mangiare quando non ha più lavoro, possa darsi anche alla delinquenza. Ieri abbiamo assistito alle immagini dell'arresto dei presunti colpevoli di Gudonia, colpevoli sia di uno stupro ma anche di una rapina aggravata ai danni del fidanzato della ragazza, una situazione anche lì di tensione dove di fatto si è quasi visto in diretta un linciaggio. Siamo davvero a questo, insomma, all'esasperazione da parte dei cittadini? Sì, beh, è comprensibile l'esasperazione, poi non è ovviamente giusto il linciaggio, però è giusto fare qualcosa. Io credo che anche qui, lo deve capire il governo, non sono noi della Lega, lo devono capire tutti, dobbiamo anche andare a rivedere Schengen, perché non è possibile mantenere nel nostro territorio cittadini comunitari o cittadini non comunitari che si comportino in questa maniera. Noi abbiamo diritto alla nostra vita, abbiamo diritto alla nostra tranquillità. La questione di andare nelle strade nascoste, dei morosi è una questione antica, l'ho fatto io da giovane, lo fanno oggi i giovani. Devono poterlo fare in tutta tranquillità, senza dover aver paura.